Tempo fa avevo fatto vedere l'inizio del lavoro con il bordo doppio a dente di gatto. Ora mi serviva di nuovo il bordo doppio perché con questo cotonino nessun avvio teneva come si deve. E ho fatto quest'altro bordo doppio, cioè lavorato per il doppio dell'altezza e piegato in due per avere il doppio spessore, però stavolta dritto. Senza gettati e maglie lavorate insieme che creano la dentellatura, ma semplicemente a maglia rasata e con l'avvio provvisorio con il filo di scarto con l'uncinetto. Prendo l'uncinetto, il filo di un colore diverso e accosto i due ferri del lavoro. O se sono troppo grossi, un ferro del lavoro e un ferro più sottile. Questo per comodità, per avere le maglie iniziali più grandi, più facili da lavorare. Si può partire da una catenella o da una maglia sola e si può fare in due modi. Il primo, lascio il filo dietro i ferri, infilo l'uncinetto nella maglia e l'uncinetto resta davanti. Prendo il filo, lo porto nella maglia che ho sull'uncinetto, riporto il filo dietro. E di nuovo lo prendo e lo porto nella maglia che ho sull'uncinetto. Filo dietro, uncinetto davanti e trascinando il filo nella maglia che ho sull'uncinetto, creo una maglia sui ferri. Posso fare il contrario, posso lasciare il filo davanti e portare l'uncinetto dietro. Prendo il filo, lo porto nella maglia. Riporto il filo davanti, uncinetto dietro e porto il filo nella maglia. Filo davanti, uncinetto dietro e creo le nuove maglie. Bisogna vedere come uno si trova più comodo, non ha importanza. Chiaramente è meglio non cambiare il metodo in corso d'opera, altrimenti qua si crea un po' di maglie storte. Avvio così tante maglie di quante ho bisogno, con una piccola precisazione. Questo bordo non solo è più spesso, ma anche leggermente più largo rispetto a molti tipi di maglia, per esempio rispetto alla maglia rasata. Quindi potrebbe essere necessario a bordo avviato aggiungere poi alcune maglie con aumenti invisibili uniformemente distribuiti. Con la maglia che cresce bene in larghezza, come la maglia legaccio, alcuni punti traforati o punti con le maglie doppie, potremmo non averne bisogno. Io con questo punto, per esempio, ho dovuto aggiungere un 5% di maglie. Avviate le maglie sempre per comodità, faccio un po' di catenella, accantono l'uncinetto. Filo il ferro, prendo il filo principale e con il filo principale lavoro a maglia rasata, cioè un ferro a diritto e il ferro di ritorno a rovescio, alcuni ferri, tanti quanti mi danno il doppio dell'altezza rispetto all'altezza del bordo che voglio ottenere. Raggiunto il doppio dell'altezza, quando sono sul diritto del lavoro, piego il bordo e vedo che ad ogni maglia che ho sul ferro corrisponde una barretta in fondo che si vede molto bene grazie al filo di un altro colore. Ad ogni maglia che ho sul ferro, tranne la prima, perché la barretta della prima è praticamente incompleta. Ora devo lavorare queste barrette insieme alle maglie che ho sul ferro. Visto che la prima manca, la prima maglia la passo o la lavoro a seconda del vivagno che ho deciso di fare. Dopodiché entro nella maglia che ho sul ferro, trovo la barretta corrispondente e le lavoro insieme portando il filo attraverso tutte e due. Prendo la maglia che ho sul ferro, trovo la barretta successiva, la passo
e le lavoro insieme. La maglia sul ferro, la barretta in fondo, senza saltarne nessuna, altrimenti il bordo si storce, e man mano le unisco, perché entro prima nella maglia sul ferro e poi nella barretta e non metto la barretta sul ferro, perché uno potrebbe dire magari sarebbe comodo mettere la barretta sul ferro e lavorarli insieme, perché questo mi permette di controllare meglio le maglie e di non rischiare di ritorcerle, perché ora che ho le maglie classiche si potrebbe anche lavorare così. Ma se avessi le maglie Eastern, per esempio, girate in questo modo, se metto la barretta sul ferro, dopo devo pensare a come girarla, se metterla prima o dopo la maglia che andrò a lavorare e come lavorarle insieme, prese da davanti, da dietro o come. E invece, indipendentemente dal metodo che uso, entrando prima in una, poi nell'altra, con molta tranquillità porto il filo attraverso entrambe e così le ho unite. Unito tutto, decido quale lato diventerà il diritto del lavoro, perché qua ho le maglie diritte e qua rovesce. La logica direbbe usiamo quelle diritte. Ma ho visto per esempio che con questo mio punto stava molto meglio il lato dove c'erano le maglie rovesce e quindi è diventato questo il mio diritto. Inoltre, se non abbiamo cambiato metodo, se non abbiamo lavorato alla carlona questa catenella d'avvio, se si presenta bene e si addice come colore, potremmo anche decidere di lasciarla e usare il lato rovescio con la catenella di filo provvisorio che diventa così definitivo come righina decorativa. Se invece non ci serve, lo tiriamo per la coda e questo filo se ne va. Lo sfiliamo.